Durante la 13ª edizione del congresso europeo della ECCO sono stati presentati anche dei dati che derivano da uno studio proprio condotto da questa associazione per quanto riguarda il vedolizumab. Sono stati inseriti anche dei pazienti italiani, tra l'altro dal Policlinico di Milano, e noi abbiamo il piacere di analizzare meglio questo studio con il professor Caprioli. Allora professore, innanzitutto di che studio si tratta, come è stato impostato? È uno studio molto interessante perché ha diciamo, incluso una coorte di 180 pazienti, quindi una coorte molto ampia di pazienti che iniziavano trattamento con vedolizumab ed erano tutti pazienti quindi naive alla terapia biologica precedente. Quindi su questi 184 pazienti, sia malattia di Crohn che retocolite ulcerosa, è stata osservata una risposta clinica estremamente elevata, sopra l'80% in entrambe le coorti, e anche un tasso di remissione clinica sopra il 60% della malattia di Crohn, che è assolutamente superiore a quanto finora osservato in tutte le coorti, anche registrative, gli studi Gemini, gli studi registrativi. È stata fatta poi inoltre un'analisi anche sulla percentuale di guarigione mucosale, e anche in questo campo è stata osservata un elevato tasso di guarigione mucosale, intorno al 50% sia per malattia di Crohn che retocolite ulcerosa. Sul campo della sicurezza si sono confermati i dati che emergevano già dagli studi Gemini, anche con estensione open label, e quindi un dato di estrema sicurezza della molecola. Devo dire che sono ulteriori dati real life, questa volta europei, che dimostrano come questo farmaco sia un'eccellente alternativa alla terapia con anti-TNF in prima linea nei pazienti con malattia di Crohn o colite ulcerosa.